Ad un occhio inesperto, il Galles si presenta come un paese straordinario. Una terra tranquilla, incantevole. E come i gallesi la definiscono nella loro antica lingua, bella. Ma le cose non sono mai come sembrano. Guardando più da vicino si scoprirà il lato oscuro di questa regione, dove non sempre è possibile fidarsi delle apparenze. Galles è una terra dagli scenari costantemente mutevoli. Le desolate montagne lasciano il posto a valli dai tratti armoniosi che scintillano sotto la pioggia. L'acqua è onnipresente in questo piovoso paese. Ovunque ci si trovi, in Galles non si è mai lontani dal mare, nelle cui selvagge acque molti gallesi hanno perso la vita nel corso dei secoli. Si dice che ogni flutto sia lo spirito di qualche povera anima annegata, tornato per tormentare i vivi. Per i gallesi l'acqua ha un significato speciale. Esiste un misterioso microcosmo sotto ai laghi e negli umidi tunnel sotterranei di tutta la regione. Le leggende raccontano di stagni senza fondo abitati da mostruose creature che ammaliano i viaggiatori che passano nelle loro vicinanze, attirandoli verso la morte. Feroci e potenti creature popolano questo oscuro e umido mondo. Un simbolo del Galles è il drago rosso, chiamato Adraigur. Si dice che questi draghi alati siano adorni di piume di pavone con tutti i colori dell'arcobaleno, le quali, come i loro denti velenosi, possono uccidere chiunque le tocchi. Il Galles ha una storia turbolenta. Castelli e costruzioni imponenti si ergono a testimonianza di omicidi, tradimenti, lussuria e vendetta. Nel sud-ovest del Galles, una fortezza medievale ospita i perseveranti fantasmi di una bellissima principessa malata d'amore e di un orribile e crudele animale. Il castello di Carew si erge su una collina erbosa sovrastante le acque soggette alle maree del fiume Carew. Per oltre 9 secoli ha giocato un ruolo importante nella storia del Galles. Roccaforte militare in origine, fu modificata nel corso degli anni fino a diventare una residenza elisabettiana. Ora queste eleganti rovine sembrano disabitate, ma spesso al castello di Carew si sentono misteriosi suoni non umani. La figura di una donna vestita di bianco continua a infestare i suoi bui corridoi. Lo spettro della signora in bianco fu visto nell'estate del 1996. Una studiosa del luogo, Angela Ferguson, stava effettuando delle ricerche sulle attività di una colonia di pipistrelli nel castello. Come al solito, la studiosa si preparava a trascorrere una lunga notte monitorando gli spostamenti compiuti dai pipistrelli dal nido verso la sala dell'ingresso. Stava lavorando già da svariate ore quando intravide una sagoma sopra la sua testa. Nella penombra vide una figura bianca. Una donna che camminava in silenzio verso una finestra molto alta sulla parete. Era come se la donna fluttuasse a mezz'aria, scivolando su un lungo pavimento evanescente. L'entità poi scomparve attraverso il muro.
Sebbene scossa da quella visione, la studiosa annotò ogni particolare dell'evento di cui fu testimone. Quando gli abitanti del luogo sentirono il racconto della ricercatrice, le confermarono di conoscere l'identità del fantasma. Si trattava della signora in bianco, la cui vicenda personale appartiene agli annali della storia del Galles. Il suo nome era Principessa Nest. Nell'anno 1100 il Galles era ancora in gran parte governato dai principi del luogo, ma i Normanni, dopo aver invaso e conquistato l'Inghilterra, si insediarono anche in molte regioni del Galles. La giovane principessa Nest fu data in sposa per motivi politici ad un nobile anglo-normanno, Gerald di Windsor. Nest rappresentava un importante premio perché era la figlia di un potente principe gallese. Era bella, affascinante, intelligente e si ritiene sia stata l'amante del re inglese Enrico I, al quale diede un figlio. Come parte della dote, Nest portò al marito Gerald le terre di Carew, sulle quali venne costruito il castello destinato a loro dimora ufficiale. Nest era una moglie ubbidiente e durante il matrimonio diede a Gerald 5 figli. Ma l'amore intervenne a cambiare il suo destino. Nel 1109 ebbe luogo un avvenimento che scioccò tutto il Galles. Nest aveva un cugino, Owain, il figlio di un principe che non vedeva da quando era bambina e che incontrò di nuovo ad un banchetto. Owain rimase ammaliato dal fascino e dalla bellezza della principessa, che a sua volta trovò molto gradevole la compagnia del cugino. Alla fine della serata, il bello e impulsivo Owain decise che Nest doveva essere sua. Una sera Owain entrò nel castello insieme ad alcuni suoi amici. Per creare un diversivo appiccarono il fuoco ad un'ala del castello e si fecero strada verso la stanza in cui stavano dormendo Gerald e Nest. I coniugi, sentendo il frambusto, temettero si trattasse di un tentativo per uccidere Gerald. Così Nest aiutò suo marito a fuggire. Quando Owain entrò nella stanza, la trovò da sola e la portò via. I gallesi rimasero turbati dal destino della principessa rapita, portata via con la forza e violentata. Nel villaggio dilagò il caos. Secondo la storia, però, la principessa era una prigioniera volontaria. Durante i 2 anni trascorsi insieme al giovane Owain, gli diede 2 figli. La loro iniziale attrazione si era trasformata in amore. L'onore di Gerald doveva essere vendicato. L'ira dei baroni, dei principi e del re in persona ricadde sulle teste del clan di Owain e scatenò una serie di sanguinosi conflitti in seguito ai quali fu ucciso il padre di Owain, mentre Owain stesso fu costretto a fuggire in Irlanda. Nest fu restituita a suo marito e alla sua famiglia. Una volta tornata ad essere la moglie di Gerald, Nest riprese la sua normale vita a Carew. Ma Gerald si sentiva umiliato dall'impresa di Owain e il suo tormento era reso ancora più insopportabile dalla sua vile fuga dal castello. Gerald si sentiva al centro della pubblica derisione e aspettò la buona occasione per poter fare i conti con Owain. Questo periodo storico fu testimone di numerose battaglie e di una rivolta nel sud del Galles avvenuta nel 1116 che vide Gerald e Owain come improbabili compagni d'arme. Sembrava che i 2 uomini avessero buttato alle spalle il loro passato, ma il risentimento di Gerald presto fu causa di uno spargimento di sangue. Quando Owain si allontanò per una cavalcata solitaria, Gerald non si lasciò sfuggire l'opportunità. In
gran segreto, radunò i suoi uomini e si allontanò furtivamente dal campo. Owain, che non sospettava nulla, fu colto di sorpresa. Quando vide una guardia avvicinarsi a lui, si fermò, rendendosi un facile bersaglio, e fu colpito mortalmente da una freccia. Geralt finalmente ebbe la sua vendetta. Nest visse più a lungo del marito e i suoi figli fondarono delle dinastie importanti. Ma il vero amore di Nest rimase sempre il giovane cugino, il passionale Owain, che l'aveva rapita, scioccando l'intero regno. La principessa Nest visse a Kerru 900 anni fa, eppure il suo fantasma è ancora riconoscibile. Secondo gli abitanti del luogo, guarda ancora fuori dalla finestra del castello, in attesa che arrivi il suo amato. Il suo amore per Owain è così forte che anche dopo tanti secoli non si è affievolito. Il fantasma della principessa disperata per l'amore perduto non è l'unico ad infestare il cuore. Una coppia ancora più inquietante tormenta il castello con le sue spettrali apparizioni. Si sentono passi sordi e pesanti. E alla finestra si vede un'orribile presenza. Un volto spaventoso, avvolto dall'ombra di uno strano animale. Grida agghiaccianti e un fischio lacerante spesso si propagano per tutto il castello. Una bambina di 13 anni in visita a Kerru una domenica di qualche anno fa non dimenticherà mai la bizzarra visione che la stava aspettando. Con la sua famiglia stava finendo il giro del castello. Entrarono in una fastosa camera in rovina. Mentre i genitori ammiravano il panorama che si godeva dalla finestra della stanza, lei si allontanò. La ragazza si sentiva attratta dai resti di un vecchio camino. Quando vi si avvicinò, una mostruosa immagine fece la sua comparsa. Una scimmia, con le labbra contratte in un ghigno. I genitori della ragazza non videro niente, ma inquietati dall'agitazione della figlia, ebbero la sensazione che ci fosse una presenza malefica nella stanza. L'apparizione di cui fu testimone la ragazza in questo punto della stanza era il fantasma di una scimmia conosciuta come il primate di Kerru. Questa stanza, che si affaccia sul fiume, sembra un luogo delizioso, ma le persone che lavorano a Kerru sono da sempre consapevoli dei suoi spettrali occupanti. Simon Hancock lavorava come assistente al castello all'epoca in cui la ragazza vide la scimmia che la terrorizzò. Poco dopo, lui stesso visse un'esperienza paranormale. Simon, cosa accadde? Ero venuto al castello di sera per chiudere tutte le entrate, come avevo fatto centinaia di altre volte. Ero ai piedi della scalinata e stavo per dire ai visitatori che era l'ora di chiusura, quando sentii un rumore molto forte. Erano dei passi. Per 3 o 4 secondi ebbi la netta sensazione che ci fosse qualcuno davanti a me. Simon non sapeva che cosa fossero quei passi, ma potevano essere collegati al fantasma della scimmia e ad una scena ancora più raccapricciante. All'inizio del 1600, il castello venne dato in affitto ad un ex pirata del mare di nome Sir Roland Rees. Sir Roland era famoso per il suo temperamento irascibile, per le sue fervide opinioni religiose e per il suo linguaggio scurrile.
andò su tutte le furie quando suo figlio Owain si innamorò della figlia del suo locatario, un solitario mercante fiammingo di nome Ludwig Horwitz. Owain disse al padre che non avrebbe mai lasciato sua moglie e così, in un accesso di ira, Sir Roland disse al figlio che non voleva più vederlo. Owain prese il padre in parola e lasciò Camelot. Sir Roland precipitò in un contraddittorio stato di disperazione e rabbia. Un momento invocava il suo amato figliolo e il momento dopo lo malediva. Sir Roland organizzava spesso banchetti per i suoi capitani e i suoi ufficiali, serate all'insegna di pesanti sbornie e durante le quali c'era sempre un'inquietante presenza al tavolo, una scimmia. Sir Roland l'aveva portata da uno dei suoi viaggi in mare, l'aveva battezzata Satana ed era diventata la sua più cara amica. Ai banchetti, Sir Roland derideva crudelmente i suoi ospiti e la scimmia demoniaca imitava il suo padrone, emettendo delle sguaiate e demoniache risate. Presto non vennero più ospiti al castello, sapendo che sarebbero stati nient'altro che un crudele intrattenimento al tavolo delle sue bizzarre cene. Una notte particolarmente fredda di marzo, Ludwig Horwitz, l'inquilino la cui figlia aveva involontariamente causato la rottura fra Sir Roland e il figlio, venne al castello per pagare l'affitto. Conosceva i sentimenti di Sir Roland nei suoi confronti, ma, cosa peggiore, il commercio era andato male quell'inverno e aveva solo una parte della somma che gli doveva. Horwitz fu fatto entrare nel castello e condotto da Sir Roland. L'uomo spiegò che aveva solo metà dell'affitto e Sir Roland andò su tutte le furie. Per tutto il tempo la scimmia continuò a fissare l'ospite. Horwitz appoggiò il suo calice di vino, dicendo che non lo avrebbe bevuto dal momento che non era il benvenuto. Sir Roland inveì contro di lui e contro la figlia per aver stregato il figlio. Horwitz, non sopportando di sentire insultare la figlia, sollevò una mano contro l'anziano signore. Sir Roland, ormai impazzito, lo considerò un gesto intollerabile e ordinò alla sua scimmia di strappare gli occhi ad Horwitz. Emise un fischio agghiacciante e con un grido la bestia si avventò su Horwitz, che tentò di respingerla e la gettò a terra. Horwitz fuggì dalla stanza lasciando la scimmia ferita e l'anziano signore farneticante. Horwitz voleva andarsene, ma il tempo quella sera era così rigido che un servo premuroso per riparare all'accaduto insistette per farlo rimanere al castello. Dopo un pasto caldo, la loro conversazione fu interrotta dal suono agghiacciante del fischio di Sir Roland, seguito da un terribile urlo di dolore e dal rumore di lotta al quale fece da sfondo una risata demoniaca che si smorzò in un lungo e terrificante grido. Quando aprirono la porta della stanza da cui erano arrivate le grida, videro qualcosa che nessuno dei due avrebbe mai più dimenticato. A terra, vicino al camino, giaceva Sir Roland con la gola lacerata. Il volto della scimmia era avvolto dalle fiamme, con lo sguardo ancora fisso e i denti paralizzati in un orribile ghigno. Sia il padrone che la scimmia erano morti. I passi che si sentono nella torre sono quelli di Sir Roland che cammina in preda all'ira? Sia i passi che la comparsa della scimmia alla ragazza in pieno giorno sono inspiegabili. L'unica cosa certa è che la scimmia di nome Satana è ritornata al castello del suo padrone e che la sua demoniaca risata e il lacerante fischio di Sir Roland infestano le ampie stanze di Kerou, facendo riecheggiare i giorni violenti di un'epoca lontana. In un altro castello, situato fra le montagne del Galles settentrionale, un terribile segreto è riemerso per tormentare i visitatori di oggi.
Nella valle di Conwy, sotto la roccia del Falco, c'è il castello di Gwydir. Originariamente dimora di una delle famiglie più importanti del Galles settentrionale, il Gwydir è tristemente noto per gli eventi paranormali e in quanto catalizzatore di spettri che ha come suo epicentro un'area conosciuta come la Stanza dei Fantasmi. Nei pressi delle cascate Swallow, vicino al castello, a volte compare il volto di un uomo che piange in preda all'agonia. Il nome Gwydir in antico gallese significa campo di sangue e si riferisce alle terribili guerre che ebbero luogo qui nel VII secolo. Quelle battaglie sono un lontano ricordo, ma essendo numerosi i misteri associati al castello, questo nome ancora oggi è ritenuto il più appropriato. Per degli anni, Peter e Judy Welfred hanno guardato la tenuta cadere lentamente in rovina. Così, quando stavano per sposarsi nel 1994, decisero di comprare il castello per farne la loro casa e riportarlo all'antico splendore. Peter, quando tu e Judy compraste Gwydir, sapevate che era infestato dai fantasmi? Beh, in qualche modo sì. È considerato uno dei castelli più infestati del Galles. C'è un'insolita stanza di cui si parlava già nel XIX secolo, la Stanza dei Fantasmi, e una sorta di passaggio dove si supponeva avvenissero molte apparizioni, durante le quali si sentiva un odore particolare. Peter e Judy erano affascinati dalle storie sui fantasmi della loro nuova casa, così chiesero ad un amico, un esperto in fenomeni paranormali, di fare delle indagini. Il loro amico Gary venne a Gwydir con le sue attrezzature e diede inizio all'esplorazione del castello. Trovò subito di grande interesse la Stanza dei Fantasmi e il passaggio al suo esterno e dispose le sue attrezzature al suo interno. Quando Gary controllò gli strumenti la sera del suo arrivo, si rese conto che stava per avere luogo un'apparizione. La temperatura era improvvisamente scesa a 10 gradi centigradi. Il condensatore elettrico fece cortocircuito. Le esperienze del passato gli dicevano che era in presenza di una travolgente forza paranormale. Sembrava che Gary avesse sbloccato i fantasmi di Gwydir, perché poco dopo la sua esperienza nella Stanza dei Fantasmi, il castello traboccò di energie soprannaturali. Un pomeriggio, i vicini di Peter e Judy, mentre facevano una passeggiata per il castello nell'ala ovest, nel passaggio fuori dalla Stanza dei Fantasmi, videro qualcosa che li paralizzò. Fluttuante sul pavimento, proprio davanti a loro, c'era una sostanza violacea e brillante che sembrava muoversi leggermente. Contemporaneamente, la coppia fu sopraffatta da un forte fetore proveniente da una nicchia lì accanto. Un ripugnante odore di carne in putrefazione. L'entità vista dai vicini di Peter e Judy è nota agli investigatori del paranormale come ectoplasma. Una possibile risposta a questi misteri venne quando Peter e Judy aprirono il castello ai visitatori. Una giovane coppia in vacanza, che faceva parte di un gruppo di turisti, stava vagando da una stanza all'altra del castello quando il marito si allontanò dalla moglie. Il visitatore in questione era un uomo poco incline alle storie irrazionali, il genere di persona che non si immaginerebbe predisposta alla visione di un fantasma. Ma la storia che raccontò ha dell'incredibile. Giurò di aver visto un uomo vestito con abiti antichi comparire in una sala al piano superiore. L'uomo aveva camminato avanti e indietro senza esitazione davanti a lui. Quell'apparizione terrorizzò il visitatore. Fortunatamente però fu in grado di descrivere dettagliatamente quello che aveva visto. Lo spettro indossava un lungo mantello con un'elaborata gorgiera all'altezza del collo e aveva una barba molto particolare. Nel
1580, dopo la morte del padre, il 26enne John Wynne fu costretto ad occuparsi degli affari della famiglia e ritornò per gestire la tenuta di Gwydir. Il giovane e ambizioso Sir John venne nominato membro del Parlamento e giudice di pace e per i servizi resi fu investito cavaliere dal re Giacomo I. Sir John fece erigere nel villaggio case per i poveri e donò soldi per costruire una scuola. A Gwydir fece incidere con orgoglio il suo stemma sulle mura di cinta. Ma l'ambizione di Sir John si trasformò in brama di potere e ricchezza. Le persone della sua tenuta e gli abitanti del villaggio cominciarono a disprezzarlo. La sensazione era che Sir John stesse abusando della sua carica pubblica per interessi privati. I suoi ufficiali corrotti sfrattavano gli inquilini dalle case in modo illegale, perfino le famiglie con bambini piccoli. Veniva descritto come aggressivo, orgoglioso e dispotico. Era più temuto che amato. In altre parole, era un tiranno. Tuttavia, i peccati di Sir John non si limitarono a questo. Dal suo lungo matrimonio con Lady Sidney ebbe 11 figli, ma come la sua benevola immagine pubblica, anche il suo ruolo di marito fedele non era altro che una menzogna. Come molti uomini nella sua posizione, Sir John esercitava un potere assoluto all'interno della sua proprietà e il suo sguardo libidinoso cadde su una delle ragazze della servitù che non ebbe altra scelta se non quella di assecondare le sue richieste. La maggior parte delle serve doveva semplicemente cedere ai suoi voleri e sgattaiolare di nascosto dalla sua stanza quando lui si era stancato di loro. Ma per una di queste ragazze finì in tragedia. Il gioco di seduzione si era rapidamente fatto violento e durante la lotta la povera ragazza batté la testa contro la parete. La ragazza era morta. Per occultare l'omicidio, Sir John ammise di averla frettolosamente nascosta in una nicchia della parete e aveva ordinato a un suo dipendente di murare l'apertura per sigillare il corpo all'interno. Sir John morì nel 1626 e fu sepolto con una cerimonia solenne nel cimitero della chiesa locale. La confessione fatta in punto di morte non fu creduta dai pochi che la sentirono e rimase un segreto. Ma gli abitanti della valle di Conwy provavano un odio profondo nei confronti del tiranno. Erano convinti che lo spirito di Sir John non avrebbe mai trovato pace per quanto solenne fosse il suo luogo di sepoltura. La gente iniziò a credere che l'anima tormentata di Sir John fosse intrappolata per sempre nelle cascate locali chiamate Cascate Swallow, per essere punita, depurata, liberata e purificata dalle deplorevoli azioni commesse in vita. Molti hanno visto il volto angustiato di Sir John attraverso le cascate e hanno gettato delle pietre contro la sagoma nuda mentre l'acqua gli scorreva sul volto insieme a lacrime di dolore. I proprietari del castello, Peter e Judy, tentarono di trovare prove concrete sulla confessione di omicidio fatta da Sir John. Poi, durante un recente restauro, fecero un'affascinante scoperta. Trovarono un'iscrizione incisa su un comignolo che mostra le lettere IW e un cuore seguito dalla lettera I. IW sta per Johannes Wynne, Sir John Wynne per l'appunto. Ma non si ha il minimo indizio per quanto riguarda la lettera I. Peter scoprì che il comignolo subì delle modifiche per ordine di Sir John intorno al 1590, quando venne effettuata una serie di lavori di restauro. La cosa più inquietante è che il luogo in cui si riteneva che Sir John avesse sepolto il corpo della ragazza si trova esattamente sotto quell'iscrizione, incisa circa 400 anni fa. Peter e Judy, sebbene non fossero in grado di controllare i fantasmi di Gwydir, ora sapevano almeno con cosa avevano a che fare. Poi, poco tempo dopo, la coppia fece un'altra agghiacciante scoperta.
Peter era sceso nello scantinato per eliminare l'acqua infiltratasi in seguito ad un allagamento. Quando puntò la torcia sulla superficie, vide numerosi oggetti galleggianti. Quando li esaminò alla luce del giorno, scoprì che si trattava di ossa. Dopo aver ripulito lo scantinato, vide cumuli di ossa spuntare dalla melma. Ne raccolse circa 200 e poi chiamò la polizia. Le ossa furono portate al laboratorio della scientifica e passarono molte settimane prima che Peter e Judy scoprissero a chi appartenevano. Erano forse della sfortunata serva? O di un'altra delle vittime di Sir John? Poi un'altra anima, decisamente più gentile, decise di stabilirsi al castello. Judy, quanti cani avete? Ne abbiamo due. Due pastori di colore fulvo. La vicenda ha avuto inizio quando un vicino venne a cena da noi e vide tre cani che giocavano insieme fuori in giardino. Un fatto abbastanza inspiegabile. Poi il tutto cominciò ad acquistare un senso quando anch'io vidi il terzo cane, il cosiddetto cane fantasma, svariate volte in casa. Sembrava un cane in carne ed ossa. Alla fine, la polizia comunicò a Peter e Judy i risultati delle analisi della scientifica. Le ossa, tutte e 200, appartenevano a un cane e risalivano a un secolo prima. La coppia ebbe istintivamente la sensazione che il loro segugio fantasma fosse il cane in questione. Decisero di riseppellire le ossa nello scantinato, ma la polizia, pensando che le ossa ormai non fossero più di grande interesse, le aveva già incenerite. Peter e Judy erano molto incuriositi dal cane fantasma e speravano di vederlo ancora, ma da quel momento in poi il cane giocherellone di Whittier non tornò più a trovarli. Il castello di Whittier pullula di fantasmi. Lo stesso vale per un altro castello, dove una serie di insoliti eventi ha come comune denominatore un'unica tragica storia. Il castello si trova nel sud del Galles, nella lussureggiante valle di Glamorgan. Il castello di St. Donat risale al XIV secolo. Si è mantenuto in un ottimo stato di conservazione e continua ad affascinare gli storici e i visitatori. Oggi ospita il College di Atlanta. St. Donat è un centro per studenti provenienti da tutto il mondo. Ma il castello non può ignorare il suo retaggio spettrale, come uno studente ha scoperto nel 1996. William McDowell studia in questo college da 2 anni. William, puoi dirmi esattamente cosa ti è successo quella notte, qui, sotto la voluta della torre principale? Sì, era novembre del 1996 e io ero rimasto a studiare fino a tardi nel castello. Le luci erano già state spente, ma io continuai a studiare fino alle 2. Stavo avvicinandomi al cortile interno quando in prossimità della casa del custode vidi la sagoma di un uomo. Stava in piedi vicino al palazzo e pensai che fosse un membro del personale e così andai a nascondermi dietro la casa del custode. Quando guardai di nuovo non c'era più nessuno. Ripresi ad avanzare verso il palazzo guardandomi intorno e mentre uscivo dall'altra parte sentii dei passi dietro di me. Mi voltai ma non vidi nessuno. L'unica spiegazione è che probabilmente si trattava di un fantasma. Il fantasma che William vide era solo una delle misteriose presenze che hanno fatto le loro apparizioni qui a St. Donat. Per scoprire la loro identità dobbiamo guardare indietro di un centinaio di anni, all'esperienza vissuta da uno dei proprietari del castello. Nel 1860 St. Donat fu comprato dal dottor Nickel Carn, che decise di restaurare alcune parti del castello. La famiglia Carn, tuttavia, non riuscì a insediarsi felicemente nella sua nuova casa, poiché dal momento del trasloco iniziarono a verificarsi strani fenomeni. Sia di giorno che di notte,
L'arpicordo nel soggiorno iniziava improvvisamente a suonare. I tasti si muovevano da soli anche quando l'anta della tastiera era chiusa. Ma la cosa più sconvolgente era l'apparizione ripetuta in una delle camere da letto del castello di una luce brillante in un angolo della stanza che svegliava i suoi occupanti. La luce poi si trasformava in una terrificante immagine, un enorme occhio dallo sguardo truce. Quest'occhio che non batteva ciglio riempiva la stanza finché non svaniva gradualmente nella luce che a sua volta improvvisamente scompariva. La famiglia del dottor Carn tentò di convivere, anche se con difficoltà, con i fenomeni soprannaturali che si verificavano regolarmente nel castello. Ma poi successe qualcosa in seguito alla quale capirono che gli spiriti di St. Donat non potevano essere ignorati. Una sera, mentre il dottor Carn si stava per mettere a letto, vide una sagoma muoversi nell'angolo della stanza. Quando le si avvicinò per capire di cosa si trattasse, un intenso e malefico grugnito emerse dall'oscurità. Con suo grande stupore, vide due occhi color ambra. Preda al terrore, il dottore cercò di indietreggiare, ma fu colpito da un'improvvisa raffica di vento. Si voltò verso gli occhi color ambra, ma erano scomparsi. Poi sentì un rumore picchiettante alla finestra. Guardando nell'oscurità, intravide la sagoma di una donna. Una vecchia megera avvolta dall'ombra, con indosso un lungo mantello nero che batteva contro il vetro della finestra. Si allontanò lentamente nella notte. Al suo fianco c'era un cane nero. Il dottor Carn rimase lì a guardarlo mentre svanivano nell'aria. Quegli avvenimenti furono troppo per il dottor Carn, che decise di vendere St. Donat, ma in un ultimo disperato tentativo di cacciare gli spiriti chiese l'intervento di un famoso esorcista. Quando l'esorcista arrivò, esaminò con calma il castello e si fermò nella camera da letto infestata dall'occhio e dalla luce. Poi chiese al dottore di andare al piano sottostante mentre lui procedeva con l'esorcismo. L'esorcista non usò né strumenti né acqua santa o erbe. Si mise semplicemente seduto a pregare, invitando le forze dell'oscurità a farsi avanti. Gli esseri soprannaturali si svegliarono e la battaglia spirituale ebbe inizio. Una luce brillante riempì la stanza e il penetrante occhio separato dal corpo fece la sua comparsa. Il suono di una musica echeggiò negli orecchi dell'esorcista. Intanto, al piano di sotto, il dottor Carn sentì la temperatura abbassarsi vertiginosamente. Poi una violenta raffica di vento sibilò lungo le scale e il dottore vide per un istante la vecchia. L'esorcista, sfinito ed esausto, scese dalle scale. Non era sicuro che lo spirito avesse lasciato il castello, ma sapeva con certezza che gli eventi paranormali erano legati alla famosa famiglia Stradling, che per molti anni era vissuta a St. Donat. Thomas Stradling aveva ereditato il castello nel 1735. Si era appena laureato ad Oxford. Era famoso per la sua stravaganza e per il suo amore per le feste e il divertimento.
Per tutto il tempo in cui rimase proprietario del castello, nell'aria riecheggiavano il suono delle risate e della musica fino a notte inoltrata. Nel 1738 Sir Thomas lasciò St. Donat per intraprendere un giro dell'Europa con un amico del college, Sir John Tyrrell. Il giorno prima della partenza i due amici fecero un patto. Se uno di loro fosse morto, chi gli sopravviveva avrebbe ereditato i beni dell'altro. Di lì a breve, nella città francese di Montpellier, in circostanze che nessuno fu mai in grado di spiegare, Sir Thomas trovò una misteriosa e tragica morte. Dalla Francia arrivò voce che l'assassino non era altri che il miglior amico e compagno di viaggio di Sir Thomas, Sir John Tyrrell. Si diceva che Sir Thomas fosse stato convinto con l'inganno dal suo amico a partecipare a un duello. Sir Thomas, l'ultimo membro della famiglia Stradling, morì colpito ad un occhio da un colpo d'arma da fuoco. La feroce condanna dei duelli da parte degli Stradling fu l'oscura premonizione di una tragedia che avrebbe condotto alla rovina l'erede della famiglia, Sir Thomas, tragedia che avrebbe distrutto la casata degli Stradling e segnato la fine della sua stirpe. Poche settimane dopo la morte di Sir Thomas, numerosi abitanti del villaggio furono testimoni di una terribile apparizione, una delle più temute da tutti i gallesi. In un turbine di vento diretto verso le mura del castello, videro una vecchia megera con un malvagio segugio al suo fianco. La donna indossava un lungo mantello nero. In un'antica leggenda gallese viene chiamata il fantasma dei defunti. Quando lei e il suo cane compaiono, i gallesi sanno che qualcuno è morto. Il giorno dopo, il castello capì il significato della visita del fantasma dei defunti. Avendo detto addio al loro giovane padrone solo qualche settimana prima, tutti gli abitanti di St. Donat erano in lutto per il triste evento e aspettavano il ritorno della salma. La servitù sistemò il corpo di Sir Thomas nel soggiorno, accese delle candele intorno alla bara e si ritirò. Il corpo di Sir Thomas riposò in pace, ma non per molto. Una raffica di vento spalancò una finestra e uno dei drappi funebri prese fuoco. Dopo poco, l'intera bara era avvolta dalle fiamme che si propagarono fino a lambire i ritratti di tutti gli antenati degli Stradling, che vennero ridotti in cenere. Il giovane corpo di Sir Thomas non poté ricevere un adeguato funerale. Le vere circostanze del fatale duello erano ancora un mistero, ma il sospetto ricadde inequivocabilmente sul giovane amico di Thomas, Sir John Tyrrell, che aveva tratto enormi benefici dalla sua morte. Si accesero discussioni riguardo al diritto di proprietà sul castello, ma alla fine Sir John prese possesso di St. Donat. Per ironia della sorte, poco tempo dopo anche lui morì e il castello venne messo in vendita. St. Donat non sarebbe più stato abitato da uno Stradling. La tragica morte di Sir Thomas aveva segnato la fine della casata e dopo l'incendio al suo corpo non venne mai data degna sepoltura. Per tutto il secolo successivo nessun lord lo scelse come sua dimora e il castello cominciò gradualmente a cadere in rovina. Fu in quel periodo che St. Donat iniziò a essere infestato dai fantasmi. Una musica spettrale riempì le stanze vuote, riecheggiando i momenti felici vissuti da Sir Thomas al castello. Un'apparizione associata alla sua morte, l'occhio luminoso, cominciò a fare la sua comparsa in quella che era stata la camera da letto di Sir Thomas, a perenne memoria della sua orribile ferita. E la leggendaria megera gallese, vista all'epoca della sua morte, fece nuovamente la sua comparsa a St. Donat,
L'attaccamento di Sir Thomas per il castello probabilmente era così forte che questi spiriti non riescono ad abbandonarlo. Ma nonostante la sua reputazione spettrale, la bellezza di St. Donat continua a destare attenzione. Nel 1925 il magnate americano William Randolph Hearst decise di comprarlo e di avviare un'importante opera di restauro e ristrutturazione. Le stanze si riempirono di straordinari pezzi d'antiquariato e non si sentì più parlare di fantasmi. Fino al 1996, quando il fantasma di un uomo fu visto tra le mura del castello. Si trattava forse di Sir Thomas, che tornava ancora una volta nella sua ancestrale dimora? I gallesi hanno la memoria lunga e molti credono ancora che il castello sia infestato dai fantasmi e che qui sia custodito il ricordo di una notte di più di 200 anni fa che si tramanda di generazione in generazione. La notte in cui una vecchia megera passò per St. Donat insieme al suo elegante e spettrale segugio nero. I presagi di sventura non sono insoliti nel Galles. Nelle valli, così come fra le montagne, continuano a vivere antiche credenze. Al centro di queste credenze ci sono i castelli che nascondono ognuno un proprio segreto, che a volte, anche solo per un breve momento, ci vengono rivelati. Una bellissima principessa ancora alla ricerca dell'amore nel mondo dei vivi, ricordi di violenze intrappolati fra le pietre in rovina e entità soprannaturali che terrorizzano i vivi. Abbiamo visto fantasmi fare la loro comparsa sotto molteplici forme. A volte perfino il fantasma di una persona viva può essere visto sia dall'altra parte del mondo. O più vicino alla sua casa. L'unica cosa certa è che non bisogna mai fidarsi delle apparenze.